Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Stop al lavoro nei giorni più caldi, arriva l'ordinanza regionale sullo stress termico. Con Caronte previste temperature sopra i 40 gradi. Bollino rosso oggi a Palermo e arancione domani a Catania. Bufera sull'AMAP, dopo l'annuncio del razionamento dell'acqua a Palermo, il presidente Schifani smentisce il piano. Migrante tunisino cade in una vasca per l'irrigazione e muore tra le serre di Scoglietti. Francesco Curcio è il nuovo procuratore di Catania, una scelta che ha spaccato il CSM, diviso su Puleio. Spacciatori in azione al festino di Santa Rosalia, mentre il vescovo di Palermo metteva in guardia contro le droghe. La denuncia è di un padre coraggio. Troppe polveri nell'aria, pericolose per la salute. Arriva l'ordinanza di protezione civile del sindaco Trentino, ma molti quartieri sono ancora coperti dalla cenere vulcanica. Calcio, Palermo sconfitto dai dilettanti svizzeri per 1-0 nel secondo test precampionato. Calciomercato per D'Andrea al Catania, manca solo la firma. Davide Merola, altro obiettivo per l'attacco. Dunque arriva lo stop al lavoro all'aperto e sotto il sole nelle giornate troppo calde. Con una ordinanza urgente, il governatore Renato Schifani ferma agricoltura ed edilizia dalle 12.30 alle 16 nei giorni di maggior caldo. Maglio Viola. Divieto di lavoro in Sicilia nelle ore e nei giorni più caldi per alcuni settori a rischio. È quanto prevede un'ordinanza urgente firmata dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, valida con efficacia immediata e fino al 31 agosto di quest'anno per gli addetti ai settori agricolo, florovivaistico, edile e affini che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole. Si tratta di un provvedimento urgente, spiega il Presidente della Regione, che ho assunto in piena autonomia per tutelare la salute dei lavoratori più esposti al sole in questa fase in cui la Sicilia è interessata da un'eccezionale ondata di calore. L'ordinanza in particolare prevede che su tutto il territorio siciliano dalle 12.30 alle 16 di ogni giorno vengano sospese le attività, ma solo in quei giorni in cui la mappa pubblicata dall'INAIL segnali un rischio alto. Per quanto riguarda le operazioni di pubblica utilità, i datori di lavoro dovranno adottare misure organizzative per salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi essenziali. Per chi opera in queste condizioni in ambienti esterni i rischi sono elevatissimi, continua Schifani. Gli effetti dei colpi di calore possono anche essere letali. Plaudi alla scelta la CISL, un risultato per il quale abbiamo alacremente lavorato, dice il segretario generale Sebastiano Cappuccio. L'auspicio è che su tutti i temi si segua il metodo del confronto e della concertazione. Quest'ultima una velata polemica con gli altri sindacati che invece annunciavano manifestazioni di piazza che adesso ritirano come CGIL e UIL, che a loro volta però considerano l'ordinanza frutto della loro pressione. E il caldo non si fa attendere, l'anticiclone africano arroventa la Sicilia, in alcune zone dell'isola previsti anche picchi di 43 gradi. Marco Gullà. Caldo, afa, umidità, la peggiore combo in questo periodo di metà luglio. Temperature che in alcuni centri toccheranno anche i 40 gradi, con bollino rosso a Palermo e giallo a Catania e Messina. Il tutto sotto un sole cocente. L'anticiclone africano imperversa sulla nostra isola. Questa probabilmente, secondo gli esperti, sarà la settimana più calda dell'estate 2024, con picchi oltre i 40 gradi. Bollino rosso, cosa vi chiedono principalmente i turisti? La granita e granita con tè al limone si rinfrescano, e poi del gelato con le brioche, diciamo cose rinfrescanti, perché con questa allerta meteo proprio siamo accaldati da morire. Secondo gli esperti Caronte diventerà sempre più potente con la colonnina di Mercurio che insistentemente continuerà a salire mantenendosi di giorno sempre sopra i 34-37 gradi su tante città, con picchi addirittura di 42-43 gradi sulle zone interne della Sicilia. E allora il rimedio non può che essere bere tanta acqua. Sì, diciamo di sì, poi poca ombra per cui tanto caldo. Gli altri quali sono? Gli altri metodi quali sono? Sarà l'ombra, ma l'albero non c'è, alberi non ci sono, quindi stiamo a casa, aria condizionata, con i piedi dentro la vasca e basta. E allora scappate a casa? Sì, stiamo proprio andando là, grazie. Ma attenzione, perché questo turista australiano la pensa diversamente rispetto alla maggioranza. Sì, è vero, caldo. In Australia è un po' freddo.
Mo fa freddo in Australia. Meglio il caldo o il freddo? Caldo per me. E allora sei nella regione giusta. E ad arroventare il clima arriva anche la decisione dell'AMAP, l'azienda acquedotti di Palermo, di razionare l'acqua, una scelta che ha scatenato l'ira di Schifani. Arriva il razionamento dell'acqua a Palermo e scoppia il caos. L'annuncio di un piano in via di definizione da parte dell'acquedotto AMAP fa saltare sulla sedia l'intera cabina di regia per l'emergenza idrica e il presidente della regione, la cui reazione è veemente. La decisione di avviare un piano di razionamento dell'acqua a Palermo sorprende per i tempi, il metodo e il merito seguiti, dice il capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina. L'AMAP avrebbe dovuto adottare un approccio più collaborativo, dice invece un infastidito presidente Schifani, che invita poi l'acquedotto a ritirare il provvedimento e il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, a valutare di rimuoverne il presidente, il cui incarico è peraltro scaduto. Intanto sui social circola un calendario della sospensione della distribuzione idrica nei quartieri palermitani, una fake news subito smentita da AMAP, che annuncia querele nei confronti degli autori. Il piano è in fase di predisposizione e dunque non esiste un calendario di razionamento. Quel che approda in città per disagi è soltanto una minima parte di quel che avviene nelle campagne. Fra Enna e Caltanissetta, acqua potabile nelle case dei paesi interni anche ogni tre giorni. Nelle campagne del Trapanese e nell'Agrigentino, acqua a reflo per irrigare. Nelle campagne della Sicilia centro-orientale, adesso invece, esplode anche l'allarme cinghiali che, non trovando cibo a causa della siccità, saccheggiano interi campi coltivati. Stava lavorando ai bordi di una vasca di raccolta dell'acqua in un'azienda agricola a Scoglitti quando è scivolato ed è morto annegato. Un tunisino di 28 anni allunga la lista delle morti bianche in Sicilia. Roberta Lunghi. Si chiamava Khairi Zamul, 28 anni, di origine tunisina. L'uomo morto oggi sul lavoro in un'azienda agricola di Contrada Resine a Scoglitti. Zamul è morto annegato all'interno di una vasca di raccolta per le acque irrigue. Stava lavorando probabilmente per curare la manutenzione della vasca di raccolta, profonda 6 metri. Il bordo scivoloso in plastica avrebbe fatto perdere aderenza, l'uomo scivolato dentro e non più risalito. Ad allertare i soccorsi un uomo che si trovava all'interno dell'azienda. A intervenire dopo il distaccamento di Vittoria, il gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco proveniente da Catania, che ha recuperato l'uomo ormai senza vita. Il caso è stato indicato dagli investigatori come incidente sul lavoro, l'ennesimo che allunga la lista dei morti in Sicilia. Fino a maggio erano 17. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per verificare se Zamul, che aveva il permesso di soggiorno, avesse un regolare contratto di lavoro. Sul caso, che definisce un continuo aumentare di un bollettino di guerra, è intervenuto il segretario regionale del PD Barbagallo. Nonostante le promesse, dice, gli ispettori continuano ad essere 59, quando dovrebbero essere 280. Il governo della regione pensi meno ai giochi di potere e si impegni per fermare questa strage di inermi. L'incremento di 30 ispettori, tra l'altro, era avvenuto solo lo scorso 8 luglio. Fino a dicembre opereranno insieme ai 29 già presenti sul territorio. Una goccia nel mare. Francesco Curcio è il nuovo procuratore di Catania. La decisione ha spaccato il CSM. L'attuale procuratore di Potenza ed ex sostituto alla Procura Nazionale Antimafia ha ottenuto 13 voti, mentre il procuratore aggiunto di Catania, Francesco Puleio, 12. 3 si sono astenuti e 4 erano assenti. Il crack è la nuova peste, aveva detto l'arcivescovo di Palermo, l'orefice, durante la celebrazione del festino di Santa Rosalia, ma non scalfisce i pusher che poco lontano continuavano a spacciare sotto gli occhi di tutti. La denuncia è di un padre coraggio, Marco Gullà. Vi vogliono pupi, pupi dipendenti da manovrare per i loro perversi guadagni. Rimanete liberi con Rosalia. Parole forti, dure, quelle dell'arcivescovo di Palermo Corrado l'orefice. Il suo anatema durante la celebrazione del festino di Santa Rosalia si sperava potesse scuotere qualche coscienza, e invece no. L'arcivescovo ha bacchettato anche la politica, che poco ha fatto per fronteggiare l'emergenza. Mentre l'orefice parlava proprio nel perimetro del festino, c'è chi però spacciava liberamente crack. A raccontarlo ai nostri microfoni è il papà di Giulio, giovane morto per overdose proprio da crack. Entrando a casa, perché ero andato anch'io al festino, la vucciria era piena di spacciatori, stavano facendo il loro lavoro di
cedere la morte a giovani ragazzi. Eppure le forze dell'ordine presidiavano tutta la zona, ma nessun pusher è stato fermato o arrestato. È stata una cosa che mi è sembrata assolutamente paradossale e grottesca, che in tutte le traverse del centro storico erano presidiati dalle forze di polizia, però alla Vucciria stava accadendo questo così senza nessun pudore. Il crack è la nuova peste, ha più volte gridato l'arcivescovo Lorefice. È una peste molto silenziosa e insidiosa, perché allo Stato non si vede nulla, però è un fenomeno molto sotterraneo, molto, molto nascosto, e purtroppo io penso che entro la fine dell'anno cominceremo a vedere dei risultati purtroppo nefasti. E veniamo adesso all'emergenza cenere a Catania. Molti quartieri sono ancora sotto la coltre nera. Tonino De Mano è stato per noi a Picanello. L'Etna visto da Picanello, con l'azzurro del cielo a fare da sfondo, la cenere dell'Etna a terra, al campo scuola e al mercato rionale. Sono le facce della stessa medaglia, da un lato la bellezza, dall'altro il disagio e la preoccupazione di convivere con la sabbia vulcanica che ricopre ogni cosa, dà fastidio agli occhi e si infiltra nei polmoni. Sapevo di trovare la terra e ho dovuto scopare a terra. E l'ha trovata? L'ho trovata, e come se l'ho trovata. I vigili urbani non si vedono. Siamo abbandonati a noi stessi. Bancarelle montate sulla cenere, operatori che di buon mattino sono costretti a ripulire il proprio spazio di pertinenza, eppure pagano la concessione perché da queste parti non si è visto nessuno, vigili urbani compresi. È devastante, capisco che la terra è stata troppa, ne è caduta in quantità sproporzionata. Aiutateci, comune o chi si interessa di queste cose, per favore. Dopo 20 giorni ancora la piazza è piena di terra. Lei lo sa che c'è un pericolo invisibile? Sì, è la terra dell'Etna. I furgoni quasi nascondono il campo scuola, ma basta varcare il cancello della struttura sportiva per sentire un altro coro di protesta. Le vedendo il campo, pensa che ci possiamo allenare? E per poco in una curva non mi fratturavo la gamba. E abbiamo tolto diverse carriole, diciamo una ventina, 30 carriole di terra. È stato più faticoso raccogliere la cenere o fare un giro di campo sotto il sole? Ma sicuramente togliere la cenere è stato molto faticoso. In centro qualcosa si muove e sono le spazzatrici della Gema che ripuliscono la via di San Giuliano tra le vie 6 Aprile ed Etnea, mentre qualche difficoltà per le solite auto in divieto di sosta è stata registrata in piazza Manganelli e in via Monsignor Ventimiglia, strade in cui saranno necessari altri passaggi per completare la pulizia. E nelle prossime ore, sempre dalle 4 alle 10, è prevista la pulizia di Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà e Piazza Giovanni XXIII. E questa è la situazione a Catania, nonostante l'ordinanza di protezione civile emanata dal sindaco Trantino che impegna a ripulire la città entro 20 giorni. Vediamo il servizio. Sono invisibili ma altamente irritanti. Ci risiamo anche questa volta, respiriamo le polveri sottili nella cenere vulcanica dell'Etna. La preoccupazione sale per la presenza dell'aria grigia, che ha anche ripercussioni sulla salute, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie. E chi ha l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, tra tutte quelle più comuni anche, indossare la mascherina se si sta ovviando al problema della pulizia del balcone o delle zone antistanti le abitazioni, quindi per evitare che appunto il fattore irritante possa penetrare nei polmoni. Deve prestare comunque attenzione anche chi non ha problemi polmonari. La cenere vulcanica ha delle composizioni appunto a base di silicio, quindi di cristalli, che possono depositarsi chiaramente nelle vie respiratorie e fungono chiaramente da irritanti, proprio perché sono delle particelle sottili, piccole, possono fungere da fattore scatenante per una riacutizzazione della sintomatologia respiratoria. È una corsa contro il tempo anche per l'amministrazione comunale di Catania, con il sindaco Trantino allarmato per l'elevato livello di polveri sottili nell'aria in alcune zone della città. L'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha rilevato il 50% in più di queste polveri. Così Trantino ha emanato un'ordinanza con la Protezione Civile a tutela della salute dei residenti per rimuovere entro 20 giorni la cenere stimata in 4.000 tonnellate. Già rimosse 350 tonnellate di sabbia nera con lo spazzamento meccanico e manuale. Matteo Messina, Denaro in rosa, alla ricerca di un altro covo a Mazara del Vallo e dunque di nuovi segreti.
Ci sono da scoprire molti segreti su Matteo Messina Denaro. Sono le parole del procuratore di Palermo e capo della direzione distrettuale antimafia Maurizio De Lucia. E alcuni di questi segreti sono forse collegati a una chiave ritrovata all'interno dell'auto che era stata sequestrata al boss all'interno di un garage di fronte al cosiddetto terzo covo di Campobello di Mazara, 5 giorni dopo la sua cattura avvenuta a Palermo il 16 gennaio 2023. Quella chiave apre il cancello di un condominio di Mazara del Vallo in via Castelvetrano 45C ed è lì che i carabinieri del ROS stanno effettuando perquisizioni negli appartamenti alla ricerca di un altro ipotetico covo. Di chiavi, infatti, nell'Alfa Romeo nera sequestrata gli investigatori ne hanno trovate altre. Resta da capire se una di queste possa girare la serratura di un appartamento o di un garage del condominio. Che Messina Denaro si spostasse spesso verso Mazara del Vallo si è scoperto grazie all'analisi del cellulare e alle telecamere di sorveglianza della zona che hanno svelato il passaggio proprio nei pressi del condominio, oggetto di perquisizioni, della Giulietta nera, del boss e dell'auto di una delle amanti, tra le figure chiave per la sua vita e per la protezione della latitanza, Lorena Lanceri, la sua vivandiera, attualmente detenuta e condannata a 13 anni per mafia. La convinzione che Messina Denaro, morto all'Aquila il 25 settembre 2023, usasse conservare documenti e scritti di varia natura in luoghi diversi è ormai salda negli investigatori che adesso, dopo i tanti pizzini trovati su salute, annotazioni personali, nei covi di Campobello, a casa della sorella Rosalia, recentemente condannata a 14 anni, sono adesso alla ricerca di riscontri su affari e dunque su rendiconti di denaro. A distanza di un anno e mezzo dalla sua cattura sono 14 complici arrestati e le case sospette passate al setaccio, come le villette sul mare di Torretta Granitola, suggestivo luogo tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Sono tante le chiavi da provare per aprire qualche porta, mentre le indagini proseguono serrate. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Una buona notizia per i messinesi, a Messina infatti la tassa sui rifiuti diminuisce, Francesco Triolo ci spiega perché. Anche il 33% in meno sulla bolletta Tari. Dopo anni di costi lievitati a dismisura per la gestione dei rifiuti, a Messina il Consiglio Comunale approva la nuova tassa che diminuisce per la prima volta dal 2013. I messinesi pagheranno di meno, grazie soprattutto al gran lavoro portato avanti per scovare le utenze fantasma, gli evasori ed i furbetti, un tasso di evasione stimato intorno al 40%. Quel motto, pagare tutti per pagare meno, lanciato un paio d'anni fa, adesso diventa realtà. Lo studio di contrasto all'evasione ha riguardato quasi 8.000 utenze domestiche, quasi 7.000 società e oltre 2.000 professionisti. Più di 38.000 gli accertamenti che Palazzo Zanca ha inviato soprattutto ad aziende e professionisti, avvocati, commercialisti, ordini professionali. Sono stati scoperti quasi 2 milioni di metri quadri in più di superfici commerciali che non erano state dichiarate. Gli uffici comunali hanno rilevato irregolarità per oltre 750 grandi utenze su un campione analizzato di circa 1.500 attività. In pratica la metà dichiarava meno metri quadri per pagare meno di spazio. La Tari 2024 viene spalmata così su 119.000 utenze domestiche e 12.000 utenze non domestiche. Saranno però le famiglie a toccare con mano la riduzione, con una media del 30% in medio di costo in bolletta. Le attività commerciali, gli studi professionali e tutte le utenze non domestiche vedranno invece al massimo riduzioni che non superano il 3%. Un altro motivo per sorridere è la riduzione dei costi per il conferimento in discarica dell'indifferenziato, la chiusura della discarica di Lentini a dirotta dei rifiuti messinesi a Termini Imerese, con un risparmio per Messina di quasi 1,5 milioni. Pubblicità e poi la pagina sportiva. Sconfitta 1-0 per il Palermo nel secondo test precampionato nel ritiro di Livigno. La squadra allenata da Alessio Dionisi è stata battuta dal Rapperswil, società che milita nel campionato di terza serie svizzera. E adesso vediamo le ultime di calciomercato nel servizio di Sergio Colosi. Il Palermo, che aprirà il campionato di Serie B con l'anticipo di venerdì 16 agosto a Brescia, come già avvenuto l'anno scorso a Bari, è sulle tracce di un terzino sinistro e nella lista si è aggiunto il cipriota Nicolas Yonnau in uscita dal Como. Allenamento personalizzato per gli ultimi arrivati Henry e Nicolau insieme a Ceccaroni per mettersi al passo con i compagni. Dopo il rinforzo in difesa del centrale Mario Hierardi, il Catania concentra le sue attenzioni di mercato sull'attacco per
Per l'ufficialità di Filippo D'Andrea dal Cerignola è questione di ore, ma il club etneo insegue anche una punta centrale di livello assoluto. L'altro obiettivo è rappresentato dalle cessioni. In ritiro ci sono 30 calciatori, 34 sotto contratto e la lista in Serie C potrà contenerne 23, uno in meno dell'anno scorso. Il Taranto è in trattativa per Rapisarda, Welbeck e Bocic. Curado piace al Pescara e potrebbe rientrare nell'operazione che porterebbe in rossazzurro l'attaccante esterno Davide Merola. Domenica prossima alle 17.30 la squadra di Toscano disputerà un'amichevole al degli Ulivi contro l'Assisi Calcio, promosso in prima categoria e di proprietà dell'ex presidente del Catania Riccardo Gaucci. Cresce la contestazione dei tifosi a Messina contro il presidente Sciotto. Il Foggia dell'ex direttore sportivo Roma è sul punto di assicurarsi 17 dei 41 gol dell'anno scorso. Dopo il prestito di Zun, autore di 7 centri, è vicino Emmaus, cannoniere giallorosso, con 10. Dopo 15 acquisti deve sottoporsi ad una cura dimagrante il Trapani, che ha appena rescisso il contratto con l'attaccante Convitto. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.